Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappalà e oggi siamo in un nuovo video. Allora, oggi vi spiegherò cosa succede dopo come viene consegnato un'email nell'esatto momento che la inviamo. Allora, il messaggio prima di arrivare a destinazione va nel server della posta in uscita del mittente. Quindi sul vostro server della posta in uscita. Il messaggio, dopo che è passato, viaggerà fino al vostro email provider. Poi che da lì poi ci sarà uno scambio di informazioni tra il provider email mittente e il provider email ricevente. Questo si chiama scambio di informazioni. Se l'indirizzo email mandato dal mittente è corretto, allora il messaggio verrà automaticamente. Vuol dire che il messaggio è stato spedito. L'invio del messaggio è andato a buon fine. Dopo, il messaggio viene depositato nel server di posta. E rimarrà lì fino a quando il ricevente non apre il suo programma di posta elettronica e scarica le email. Dopo che il ricevente ha letto il messaggio, può rispondere e fa lo stesso percorso inverso. Bene ragazzi, con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ah, prima di concludere il video vi faccio un pratico esempio. E se per esempio io che ho, che ne so, Gmail e mando un'email, per esempio, a quelli di Libero, il mio provider Gmail e quello di Libero dialogano tra loro quando il messaggio sta per essere consegnato. Bene, io credo di aver detto tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate mi piace, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!